stata fatta settimana scorsa a firma mia una direttiva nei confronti dell'ufficio tecnico per ciò che riguarda la manutenzione straordinaria delle ville e parchi comunali sotto determinati punti di vista, non solo per ciò che riguardano i giochini per i bambini, ma anche per tutto quello che concerne le infrastrutture, come ad esempio bagni o altri tipi di immobili che sono presenti all'interno di determinate strutture della nostra città, finalizzate anche chiaramente al decoro e a sanare tutti quei problemi che si sono verificati a seguito di atti vandalici che hanno deturpato buona parte delle nostre ville comunali. Inoltre, nello specifico, è stata fatta la direttiva per quanto riguarda la fontana, il ripristino della fontana di Villa Medeo, per quanto riguarda la manutenzione del monumento ai caduti di Piazza della Repubblica, per quanto riguarda il muro perimetrale di Villa Monica che è stato divelto a seguito del nubifragio di qualche mese fa, e di altre opere tutte quante importanti finalizzate, come dicevo prima, a dare un maggior decoro alle ville e ai parchi comunali. Oltre questo, comunico che sono state stanziate le somme per quanto riguarda l'acquisto di giochini per i disabili. Sono giochini che verranno installati presso il Parco della Legalità. Perché legalità? Perché proprio questo sito? Perché è chiaro che per legalità si deve intendere anche tutte quelle forme, quelle norme che possano tutelare la categoria dei disabili, e il sito di San Luca, oltre a questo, si presta anche ad essere facilmente accessibile per tutte queste categorie. Detto questo, procederemo quindi all'acquisto di questi giochi. Sono giochi che si intendono sia per bambini normodotati che per bambini disabili. Per quanto riguarda invece, sempre nell'ambito ambientale, il bando relativo ai furgoni elettrici, il bando è stato emanato già qualche settimana fa e andrà in scadenza il giorno 30 di ottobre. Questo bando riguarda per l'appunto l'affidamento di numero 3 veicoli elettrici Nissan con capacità di 7 quintali e auspichiamo che possano pervenire delle proposte. Per quanto riguarda invece il bando relativo all'affidamento di numero 3 furgoni elettrici, questo è stato emanato qualche giorno fa e andrà in scadenza il giorno 30 di ottobre. Pertanto invito tutti coloro che dovessero essere interessati a produrre, a proporre una proposta all'ufficio tecnico per l'affidamento di questi furgoni, anche semplicemente per uno o due dei tre, di poter avanzare la propria proposta. I furgoni, ricordiamo, sono furgoni elettrici, quindi alimentati a batteria, hanno una capacità di circa 7 quintali e sono stati acquistati attraverso il finanziamento salvato dal Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda il progetto Dan City Logistics, e servirà per la distribuzione delle merci dal mercato generale verso il mercato antico della Strada Foglia, nonché per altre attività commerciali. Pertanto auspico per l'appunto che diverse siano le proposte che possano pervenire all'ufficio tecnico, perché riteniamo che anche attraverso l'affidamento di questi veicoli elettrici si possano creare nuove opportunità di lavoro in città.